del bando. È stato presentato oggi al MIBACT l'iniziativa Valore Paese Cammini e Percorsi, progetto nato dalla collaborazione con MIT e Agenzia del Demanio per il recupero e la valorizzazione di immobili statali lungo i percorsi pedonali e ciclabili che attraversano l'Italia. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo del turismo lento. Il direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberto Regi, ci fornisce il quadro dell'iniziativa. Si tratta di recuperare degli immobili pubblici che oggi sono o abbandonati o parzialmente utilizzati, di proprietà dello Stato o degli enti locali, al servizio di chi ama il turismo lento. Cioè diventeranno luoghi di accoglienza, di assistenza, di cultura, posti sulle ciclovie, quindi percorse da chi ama la bicicletta, oppure sui percorsi storico-religiosi, quindi da chi ama camminare lungo questi percorsi. Un progetto che vogliamo realizzare, come è stato per i Fari, insieme ai privati, in una collaborazione virtuosa che consenta di fare investimenti importanti su questi immobili e consenta quindi di dare servizi molto efficaci a chi li utilizzerà. È un patrimonio, quello che noi andiamo a recuperare, che abbiamo quantificato in circa 300 immobili per i prossimi 3 anni. Con una prevalenza di proprietà da parte degli enti locali e la restante parte dello Stato e dell'ANAS. Quindi un progetto ambizioso che noi contiamo di portare a termine grazie appunto a strumenti di valorizzazione che sono la concessione di valorizzazione e la concessione gratuita, strumenti che sono stati resi possibili grazie a norme recenti introdotte dal legislatore.